Ciao a tutti ragazzi e ragazze, dopo una vita vengo con il video svuota spesa Eurospin. Vi metterò le foto dei surgelati perché ragazzi le ho dovute portare nell'altro freezer che ho giù in garage e ho dovuto metterle via subito perché c'è stata una botta di caldo. Io e la mia pena di Baby Yoda iniziamo. Allora, sì ma... ciao, qua iniziamo male perché ho la pena che non si apre. L'ho presa da Teddy, l'ho presa così e sempre con Baby Yoda, ma con il pelo. Beh, vabbè, intanto un pezzo l'abbiamo aperto. Allora, vi dico già i prezzi dei prodotti surgelati. Allora, vabbè, ho preso ragazzi l'acqua. Mai iniziare un video con le penne nuove, mi raccomando. Beh, se non altro sono attenti per 1 euro di penna che li mettono addirittura quel silicone perché non venga usata. Ok, ho preso l'acqua che era in offerta naturale, ho preso 2 pacchi da 6 pezzi, quindi 6 da 1,5 litro, 6 bottiglie da 1,5 litro, 1,50 euro della confezione da 6 e poi 1,14 euro quella frizzante. Poi ho preso i biscotti di gelato 1,99 di 6. Ho preso detersivo capi neri a 1,99 che è già giù in garage e il lavatrice Argan 2,79 che ve l'avevo fatto vedere nei detersivi terminati che mi era piaciuto perché voglio che lo provi mia mamma. Perché mia mamma poi è particolare, lei tutte le cose non di marca non le vuole, però secondo me alla fine cioè, io mi trovo bene con i detersivi di Eurospin, quindi almeno prova un po' di robe. Code di gambero sono 240 grammi, erano in offerta 4,49 invece di 5,99, quindi ne ho approfittato e ne ho presi 2 pacchi. Minestrone 600 grammi, era in offerta 99 centesimi, sapete che poi io lo uso anche come verdura cotta. Piselli finissimi 600 grammi, 1,19 euro. Ho voluto prendere un po' di robe anche così si è surgelato e tutto perché ragazzi la frutta e la verdura è alle stelle. Almeno un po' si cerca di sopperire. E poi cos'altro ho preso? Vediamo. Boh. Devo aver portato giù qualcos'altro. Boh, fresco pesto, non so che cavolo sia. Vediamo se trovo qualcos'altro. Ah, la paella 3,19 euro. Mi pareva fosse meno, vediamo. Perché poi c'è acqua naturale tramite l'app, 72 centesimi in meno e 70 centesimi in meno la paella. E poi ho un sacco di sconti tipo promo app grattugiato 90 centesimi, polpettine 20 centesimi in meno, pancetta 40 centesimi in meno. Mi raccomando, fatevi l'app perché secondo me vale un bel po'. Poi a volte vi danno anche degli omaggi. Poi ho preso 2 filetti di cuore di salmone, 200 grammi, 2,50, sono dei bei pezzettoni, cuore di salmone, 2,99. Quindi un ottimo prezzo per il pesce. E poi stavo guardando perché ci dovrebbe essere stato un altro. Tra le altre si è stampato male, manca tutta la prima parte e già io non ce la faccio con gli scontrini, figuriamoci. Comunque, ecco la paella è questa qua che me la vado a preparare adesso. Ho preso 3 bricchetti di Sangiovese rosso perché uno è già nel ragù che sto facendo e le ho prese anche bianche. Allora, vediamo un po' adesso di trovarlo. Oh, signore, eccolo qua. Sangiovese e Trebbiano. Trebbiano è quello. Mi sa che è saltata la corretta perché si è accesa la lavatrice. Trebbiano 1,39 e Sangiovese, quello rosso 1,39. Pensate che una volta costavano 99 centesimi. Non so se vi ricordate quando facevo svuota la spesa. Vabbè. Comunque, Eurospin. Ho preso Taleggio, mozzarella di bufala per quanto riguarda il reparto frigo. 2 pacchi di mozzarella alla julienne che fa sempre comodo. E adesso vi dico, facciamo un po' così e man mano vi dico il prezzo. Allora,
Che tanto già è difficile così. Mozzarella alla julienne 1,99, un buon prezzo, devo dire, sono 200 grammi. Poi l'altra coda di gambero, vedete che poi alla fine le ho trovate. Mozzarella di bufala 250 grammi, 2,49 euro, e taleggio addirittura DOP 2,49 euro. Poi ho preso girasoli, cacio e pepe con pecorino romano, avevo voglia di un po' di pasta così, tortelli alla zucca, che poi io amo la zucca, e mezze lune, cacio e cavallo e friarielli. Allora, vediamo un po'. Tortelli zucca 2,29 euro, cacio e cavallo 2,49 euro, quindi si sbagliano veramente di poco. Poi mezze, no, queste non sono quelle. Cacio e pepe 2,29 euro. Poi ho preso tomini, finocchiona, mortadella e una super novità che io non avevo mai visto: prosciutto crudo della linea Amo Essere, però San Daniele. Io questo non l'avevo mai visto. Scusate, che così non faccio anche danni oltretutto. Allora, abbiamo, ed era in offerta in più, tomino fatto a qua dice griglia 1,89, San Daniele 2,59, mortadella 1,59 e finocchiona 1,59. Poi ho preso due di pasta brisée, non ho neanche guardato gli ingredienti, me ne sono fregata perché ero lì, non ho tempo di girare i supermercati, però se non ricordo hanno la colza, la sfoglia, la brisée non ne ho idea, e una sfoglia, ma mi servivano brisée 99 centesimi e sfoglia 89 centesimi. Le avevo prese della Vallée che erano buonissime, una brisée della Vallée era una bomba, però ragazze, la Vallée ce l'ho dentro un centro commerciale, un supermercato dentro un centro commerciale, io ero lì. Volevo venire a casa a cucinare, quindi intanto ho preso quella. Tre grattugiati dei pascoli italiani. Poi ho preso pancetta affumicata premium che era in offerta. Tobias Wurster di suino da mettere sulla pizza. E un bustone di cavolo nero. Sapete che io spesso lo compravo perché facevo le chips di patatine fritte nella friggitrice ad aria, che vengono buonissime. Adesso un po' penso che io farò una vellutata o qualcosa, vediamo, una zuppa e un po' le patatine, perché sono 400 grammi, ce n'è davvero tanto. Allora, cominciamo. Ah, ragazzi, ho preso anche una cicoria a 99 centesimi nel banco freezer, cioè non, già porzionata e tutto, no, penso sia una novità perché non l'avevo mai vista. Mi è venuto in mente adesso, me l'ho trovato adesso. Grattugiato italiano, costavano 1,29 euro, ma io in verità poi avevo appunto lo sconto sotto, venivano tipo 99 centesimi. Wurster di suino 45 centesimi, pancetta premium 2,19 euro, poi cavolo nero 2,29 euro, un bel, direi, un bel bustone, un buon prezzo, insomma. E poi sì, ho 90 centesimi di grattugiato italiano, il provolone dolce a fette, speriamo che sia buono, come quello che avevo preso a Desenzano. Polpettine che erano in offerta con tacchino e pollo, le faccio col sugo in rosso. Pacco di lasagne per fare il pasticcio, due pacchi di macinato, uno sta già andando 4,41 euro e mi sa che ho fatto andare quello a meno, la brava furba. Sì, 4,34, ma perché ci ho aggiunto anche il pesto di salsiccia. E poi ho preso due pizze così che, ragazze, io ve le straconsiglio, sono buonissime, buonissime, e quando faccio il turno della sera sono una manna dal cielo, veramente, sono buone. Le polpettine erano a 1,99 euro, ma c'era lo sconto di 90, 20 centesimi. Macinato misto ve l'ho appena detto, macinato misto ve l'ho appena detto. Penso che il fresco pesto sia 2,69 euro, quello di salsiccia, il pesto di salsiccia che vi ho detto che è già dentro. È un sacchettino praticamente. Provola 200 grammi, 1,95 euro.
lasagne 1,19 euro, la pizza margherita 3,49 euro, quindi una miseria, spesso anche va in offerta, quindi dategli un occhio. E poi mi pare che non c'era altro. Sì. Metto in frigo, ragazze, queste cose e arrivo. Intanto cancello un po' di robe per semplificare lo scontrino. Oh signore, che fatica! Comunque, abbiamo un pacchetto di patatine grigliate. Poi ho preso due besciamelle senza lattosio. Alla fine costavano soltanto 20 centesimi in più di quelle normali, quindi ho preferito prendere quelle senza lattosio, così come la panna. Poi, ragazzi, ho preso due candele. Una la voglio regalare al Sweet Pumping, speriamo siano buone, ma io quando leggo pumping non capisco niente. Allora, la panna 1,45 euro di 3, la besciamella 1,29 euro, quindi alla fine l'altra era 1,09 euro. Poi candela profumata 1,59 euro. Poi, ragazze, c'erano le patate. Ehi Google, spegni la sveglia. L'ho messa per il ragù. Patatine grigliate 1,29 euro. C'era in offerta la pasta, questa qui di Gragnano. Così ho preso le mezze penne e i fusilli. Io mi trovo benissimo con la pasta di Ruffini. Poi ho preso una verza e, ragazze, un sacco gigante di queste cipolle che sono meravigliose. È proprio un grappolo. Perché fatte in agrodolce sono una meraviglia, costicchiano un po' ma sono buone. Allora, le cipolle ramate, vocca boia, 5,41 euro, le vendono a 2,99 euro, è 1,08 e 10 kg, ve l'ho detto che sono care. La verza l'ho pagata 1,91 euro, era a 1,49 euro il chilo, quindi diciamo che quello era abbastanza buono come prezzo. Poi le mezze penne vi ho detto che erano in offerta a 85 centesimi e anche a 85 centesimi erano gli spaghetti che poi vi faccio vedere sono da un'altra parte, ma non riesco a trovare i fusilli. Fusilli 85 centesimi di 500 grammi. Sistemo questo e arrivo. Ragazze, a 20 euro ho preso questo set, guardate, Tognana, quindi un ottimo marchio, di queste due padelle. Padella 24 e 28, una da 24 e una da 28. Antiaderente 4 strati in, qua dice, Great Stone. Un ottimo prezzo, adesso vedo se me ne tengo io o se le regalerò per Natale a mia mamma, scusatemi. Perché mi ero spostata il telefono a 19,99. Comunque, ragazze, è un prezzaccio veramente. Poi ho preso questo che non l'avevo mai visto: un dual power additivo smacchiante bianco polare. Sapete che io ho sempre problemi. Rimuove cattivi odori, sbianca. Qua dice di mettere un tappo 70 ml. Quindi non so. Se un tappo è da 28, 70 ml, più di un tappo, smacchia tutti i tessuti bianchi e colorati anche a bassa temperatura, ossigenativo, rimuove le macchie. Sapete che io ho sempre problemi con la divisa e quindi sono sempre alla ricerca di un miracolo. Poi ho visto che c'era in offerta il Valdo Biadene Prosecco Superiore DOCG millesimato extra dry, non so se mi piace, ma era in offerta, ho detto proviamolo. Poi ho preso del pane, questa pagnotta 1,35 euro, l'uva mista senza semi perché io odio i semi nell'uva e gli spaghetti 85 centesimi che vi dicevo prima. Ok, poi vi faccio vedere pure dopo. Allora, Val di Biadene 3,99 euro, poi la ciabattina ve l'ho detto 1,35 euro. L'uva Tris 1,99 e lavatrice bianco 1,99, quindi devo dire anche un buon prezzo.
Adesso prendo il resto e poi abbiamo finito, manca pochissimo. Allora, ho preso anche poi una busta di uva semplice, poi croccantini al formaggio, questi qua tipo Fonzie, in monoporzioni che sono comodi da portare al lavoro. Il mio amato latte, io amo questo latte qua, ve lo straconsiglio, è di Arborea e sono 70 grammi senza lattosio di proteine. Arborea l'ha fatto anche per loro, ma costa 20 centesimi in più. Una stupidata, però insomma. Le mie solite pannocce che metto a volte nel caffè. E finalmente sono ritornati i miei amati purè, che io li avevo adorati. Allora, purè con formaggio ed erbe fine, non si trovano sempre, forse una volta all'anno. Carote e spinaci. E 3 pacchi, ragazze, di purè ai funghi, perché sono una meraviglia ed erano super in offerta. La panna dal caffè, dentro ce ne sono 20, 95 centesimi. Il latte scremato 1,59, anzi mi sa che allora è di più perché mi pareva 1,89, una roba del genere, quindi 20-30 centesimi in più. Purè gusto funghi 1,09 euro, purè gusto spinaci e carote 1,09 euro e alle erbette sempre 1,09 euro. Croccantini al formaggio 1,49 euro e l'uva 1,44 euro. E con questo, ragazze, abbiamo finito. Farò il conto, come sapete sempre. Ho speso il totale di 147,14 euro per, vediamo, un numero di pezzi 86. Io faccio sempre la divisione, insomma, 147,14 diviso 86. Chissà se me lo fa Google, proviamo. Ehi Google, fammi 147,14 diviso 86. La risposta è circa 1,71.093. 1,71. Quindi in media abbiamo 1,71 euro a prodotto. Non è male, tenendo presente che comunque avevo la carne, 20 euro di pentole. Devo dire che non è male, non è male come spesa. Bene, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video.